Sì. 19:32, siamo in diretta qui a RST Radio Science TV in studio Massimo Bonella. Dunque, un aggiornamento delle notizie, come avete sentito nelle edizioni precedenti di RST Notizie, con in studio Rosario Moreno, la notizia di questo terribile incidente ferroviario alle porte di Milano. Ecco, vediamo di fare un attimo resoconto, un aggiornamento, andando a consultare la testata Repubblica.it. Dunque, vediamo di capire un po' le ultime notizie in questa potremmo chiamarla breve rassegna stampa. Allora, in home page, a taglio primo, abbiamo Pioltello, deraglia il treno dei pendolari, morte 3 donne e 100 sono i feriti, alcuni sono gravissimi. Il treno di pendolari numero 10.452 è stato localizzato per l'ultima volta alle 6.57, partito da Cremona, era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Il ministro Delrio, subito la verità, non si può morire andando al lavoro. Dunque, vediamo di capire un attimo, ecco, fare un po' una sintesi di cosa viene riportato qui nella homepage di Repubblica.it. Ecco, si parla di persone incastrate tra le lamiere, elicotteri a far da spola con gli ospedali e soccorritori in arrivo da mezza Lombardia ed Emilia-Romagna. Morti e tanti feriti. Il bilancio parla di 3 vittime, tutte donne. Poi si parla di feriti molto gravi, di altre poi 100 persone ricoverate in condizioni meno serie o medicate sul posto. Dunque, vediamo di capire cosa è successo. Coinvolti nel disastro sono i passeggeri del treno numero 10.452, 350 pendolari a bordo, che collega Cremona a Milano a Porta Garibaldi e che alle 6.57, come abbiamo detto poco fa, è sparito dai radar delle ferrovie ed è ricomparso intorno alle 7 ad alcuni chilometri dalla stazione di Pioltello, rovesciato, in parte accartocciato contro un palo della luce e con un gran numero di persone prigioniere delle carrozze. Ad avere la peggio sono i passeggeri del terzo vagone, quello che è finito distrutto dall'impatto seguito dal deragliamento. Nella homepage potete vedere delle fotografie che rendono l'idea della gravità del disastro. Il macchinista: ho frenato, ma era troppo tardi. Ai soccorritori, il macchinista ha raccontato: quando ho sentito che vibrava tanto, ho azionato subito il freno, ma era già troppo tardi. Il treno era già fuori dai binari. Parla di quelle vibrazioni anche un testimone, Gianmarco, 25 anni, pendolare salito a Crema, che racconta: poco prima di Pioltello il treno ha cominciato a tremare. Abbiamo capito che stava per succedere qualcosa. Il treno era pieno perché a Treviglio salgono in tanti. Aveva tremato per 3-4 minuti, poi è arrivata una botta enorme e una vettura si è staccata. I vigili del fuoco hanno dovuto aprire le pareti come fossero scatolette di latta per tirare fuori i feriti. Alle 8 del mattino il livello di emergenza era ai massimi livelli. I vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri, infermieri, medici, volontari della Protezione civile, personale delle ambulanze erano a Pioltello per quello che è uno degli incidenti ferroviari più gravi della Lombardia. Dunque, alle 19:36 state ascoltando una edizione di RST Radio Science TV Informa. È un aggiornamento a seguito del grave incidente ferroviario che è avvenuto alle porte di Milano. Abbiamo appunto voluto fare questo aggiornamento, diciamo così, in proseguo con la notizia data in RST Notizie. Allora, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'incidente parte circa 1 chilometro prima della stazione di Pioltello, quando il treno viaggia a 140 km/h, una velocità che al momento non risulta essere stata segnalata come eccessiva per quella tratta. Le ruote escono dai binari a causa del cedimento di un pezzo di rotaia lungo circa 23 centimetri, che è stato ritrovato a circa 20 metri dai binari. Proprio in quel punto era previsto aggiungere
giorni un intervento di sostituzione di un tratto usurato. Il convoglio attraversa la stazione già con le carrozze che corrono fuori dalla ferrovia. Le scintille allarmano i viaggiatori fermi sulla banchina che saltano indietro per non essere feriti. La terza carrozza colpisce i primi tre pali dell'elettrificazione della rete che vengono divelti e si ferma dopo 1 chilometro dalla stazione con un quarto contro un quarto palo. E in questo vagone ritrovato senza ruote che ci sono le tre vittime e i feriti più gravi. Dunque, disastro, si parla, sempre andando qui a consultare la homepage di Repubblica.it, si parla di disastro colposo, manager RFI saranno indagati. Vediamo se abbiamo altre notizie. Delrio attivato una commissione ministeriale. Dunque, il responsabile dei trasporti per il governo, Graziano Delrio, ha convocato una riunione straordinaria in prefettura a Milano per fare il punto della situazione. Il sistema ferroviario italiano è certamente uno dei più sicuri al mondo, ma vogliamo la verità, la si accerti rapidamente perché è inaccettabile morire mentre si va al lavoro. Per questo è stata attivata una commissione d'inchiesta ministeriale parallela che non interferisce con la procura cui abbiamo dato tutta la nostra collaborazione. Bene, allora alle 19.39 si conclude qui questo aggiornamento delle notizie RST Informa. Vi ricordo ancora a Pioltello, deraglia il treno dei pendolari. Dunque, le ultime notizie parlano di tre donne morte e 100 feriti, alcuni sono gravissimi. Vi lascio ora, tra circa 2 minuti abbondanti, all'edizione del notiziario Istria Oggi. E prima di chiudere vi ricordo anche questo, sono i giorni della memoria. Lettura in studio di Massimo Bonella, 19.39, 19.40, grazie per la vostra cortese attenzione. Vi ricordo, Radio Saius TV è la vostra linea diretta con l'informazione da Treviso. Buonasera.